SELFSI, spoken easy language for social inclusion. Buongiorno a tutti. Io sono appunto Stefania Span, io sono un'educatrice della cooperativa sociale Trieste Integrazione a marchio ANFA Sonlus, realtà che gestisce dei corsi di formazione professionale e dei centri diurni rivolti a persone, a giovani, adulti e anziani con disabilità intellettive e relazionali. Appunto, come anticipava la professoressa Perego, che ringrazio per questo invito a questa giornata così profonda nei temi. E sono accompagnata da alcune persone. Prego, presentatevi. Allora, sono Marco Alprinci, lavoro all'ANFA di Trieste. Racconto la mia esperienza. Io ho fatto con Stefania dei lavori sul linguaggio facile da leggere. Ho cominciato quando il centro era chiuso a causa del Covid e Stefania faceva delle videochiamate per lavorare con me e gli altri compagni. Abbiamo scritto tante cose in linguaggio facile da leggere. Per esempio, abbiamo scritto i testi per il Museo di Storia Naturale di Trieste, per acquario, che riaprirà tra qualche mese, forse a giugno. Speriamo. Sì, speriamo. Prego. Mi chiamo Maurizio, sono un esperto del linguaggio facile da leggere. Da leggere, da facile da leggere, perché lavoro con Stefania da 10 anni. Non ci sono solamente Marco e Maurizio, in prima e seconda fila ci sono anche delle altre persone, se volete velocissimamente presentarvi. Beatrice. Ci sono con noi quindi anche altre persone in rappresentanza del gruppo di lavoro sul linguaggio facile da leggere che settimanalmente appunto opera presso il nostro centro diurno. Allora, come vi hanno anticipato Marco e Maurizio, noi all'ANFAS di Trieste usiamo da molto tempo il linguaggio facile da leggere, ormai da più di 10 anni. Eccoci qua. Ci siamo resi conto che quasi tutte le informazioni che ci circondano effettivamente non sono accessibili a molte persone, alle persone con disabilità intellettiva, ma non solo, anche alle persone appunto straniere, persone che parlano poco una lingua, le persone poco scolarizzate, anziani, bambini e così via. Ma le nostre riflessioni e le nostre esperienze si sono concentrate esclusivamente sui testi scritti, che vedete in questa slide rappresentati a sinistra. Siamo diventati, vero Marco e Maurizio, abbastanza bravi a scrivere i nostri testi in linguaggio facile da leggere. Ma devo dirvi anche una cosa, devo confessarvi che non siamo stati altrettanto bravi ad applicare le stesse attenzioni alla lingua parlata. Perché anche noi come educatori nel nostro lavoro quotidiano con le persone con disabilità intellettiva continuiamo a commettere molti errori che non ci rendiamo nemmeno conto di commettere. Quando scriviamo un testo in linguaggio facile da leggere, o in generale quando scriviamo un testo qualsiasi, facciamo più fatica che nel parlare, perché quando scriviamo siamo obbligati a riflettere, a pensare ai contenuti, a cercare le parole giuste, a inserirle bene all'interno di un discorso. Controlliamo il testo scritto molte volte, lo correggiamo, lo modifichiamo per essere più chiari. Invece, quando parliamo, siamo più spontanei, ci sentiamo più liberi,
Ma questo può costare molti errori che si riflettono su chi ascolta, e chi ascolta rischia di non capire. Questo accade nei contesti orali informali o nei contesti in cui c'è una comunicazione diretta con l'interlocutore. Per esempio, quando parliamo al telefono, quando diamo delle informazioni nei servizi del turismo, del commercio, della ristorazione. Ma le comunicazioni spesso non sono efficaci nemmeno nei contesti più formali, per esempio negli ambiti della formazione e dell'insegnamento. Proprio prima Marco mi raccontava che ha fatto un corso sulla sicurezza del lavoro. E com'è andata, Marco? Bene. Per prima mi hai detto anche un'altra cosa. Che è un po' difficile da capire. Era un poco difficile da capire, ha trovato delle difficoltà proprio nel modo in cui gli sono stati insegnati dei contenuti già di per sé molto complessi. Quindi le comunicazioni non sono efficaci in vari contesti, appunto per esempio l'ambito della formazione e dell'insegnamento o anche nei contesti in cui l'informazione orale viene data a distanza o a un pubblico più vasto. Pensiamo per esempio alla radio, la TV, gli audiolibri che Alice ascolta, vero Alice? Alice è un'ascoltatrice di audiolibri. Pensiamo per esempio anche al mondo dello spettacolo, agli annunci nelle stazioni e negli aeroporti e così via. Marco, per esempio tu, quando ti trovi in difficoltà a capire le informazioni dette a voce, in lingua parlata? Allora, per esempio, in TV parlano in modo difficile, nei programmi non parlano in modo comprensibile, anche in teatro tante volte non capisco, o anche al cinema, quando guardo il telegiornale certe volte non si capiscono le parole, danno informazioni tante volte difficili e parlano veloci. Sono andato in ufficio per fare il passaporto, è stato difficile anche per la testa sanitaria. Per esempio, in quest'ultimo esempio, cosa ti è successo? L'impiegato mi diceva cose e parole difficili senza spiegarle bene. Invece tu, Maurizio, per esempio, quando ti trovi in difficoltà a capire le informazioni dette a voce, ci puoi fare qualche esempio anche tu? Sì, grazie. Ascolto il telegiornale, per esempio, le notizie sono della politica, tante volte faccio confusione perché certi argomenti sono difficili e vengono anche spiegati in modo difficile. Anche io tante volte non riesco a comprendere gli educatori nel parlare, ma dopo elaboro. Anche al telefono, se mi dicono troppe cose e velocemente, io purtroppo non riesco a ricordare. Maurizio, quindi un po' per riassumere, quando non riesci a capire bene le informazioni che ti vengono dette? Questi sono degli esempi che abbiamo elaborato parlando appunto in classe con Maurizio, con Marco, ma anche con altre persone. Qui abbiamo fatto un po' un riassunto delle cose emerse. Non capisco, per esempio, quando
quando chi parla non spiega bene, dice troppe cose tutti insieme, non pronuncia bene le parole, fa troppo, parla troppo velocemente, dice parole straniere, per esempio in inglese, una parola, usa parole difficili che non conosco, non spiega le parole che non conosco, fa battute e scherzi che confondono, non capisco bene, anche quando c'è molta confusione e ci sono tanti rumori, parlano tante persone una sopra l'altra. Grazie a tutti e due. E Marco, ma qualche volta anche sul lavoro, vero, ti capita che non capisci qualcosa con i tuoi colleghi? Sì, quando i colleghi di lavoro mi parlano, spesso mi parlano troppo veloci, oppure usano parole un po' difficili o danno spiegazioni complicate. Io capisco e sono un po' confuso. Io non capisco e sono un po' confuso. Allora, sia Marco che Maurizio ci hanno fatto gli esempi di molti elementi che portano a delle difficoltà di comprensione per molte persone. Questi elementi di fatto negano ad esse il diritto all'informazione. Questi elementi pongono ostacoli all'indipendenza e all'autonomia, tra poco proprio Marco ci farà un esempio, e portano a situazioni di vero e proprio isolamento dal mondo circostante, ma anche di insoddisfazione e di frustrazione. Per esempio, Marco, raccontaci come ti senti quando ricevi delle informazioni anche a voce che non riesci a capire bene. È una brutta sensazione. Per esempio, se un collega mi dice di andare in lavanderia e non capisco come fare il lavaggio, non riesco a fare il lavoro da solo, devo ritornare a chiedere e qualche volta qualcuno mi deve accompagnare per aiutarmi. Ecco, questo è un esempio di un grosso ostacolo proprio all'indipendenza di Marco. Invece tu, Maurizio, per esempio, quando non capisci le informazioni che vengono date, per esempio, ai telegiornali che hai citato prima, come ti senti? Se non capisco una cosa, mi arrabbio. Mi arrabbio con chi parla, ma anche con me stesso. Esatto, viene fuori proprio anche il sentimento, l'emozione della rabbia nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di se stessi. Quindi provate a immaginare la frustrazione a non comprendere un messaggio. Proprio per questo è assolutamente necessario rendere le informazioni anche dei contesti orali accessibili. Ero rimasta un po' indietro con le slide. Arriviamo dunque al concetto di accessibilità, che è la qualità di uno spazio, di un servizio, di un contesto anche di comunicazione orale che lo rende utilizzabile da chiunque, da tutti, nel modo più possibile autonomo, sicuro, confortevole, piacevole e soddisfacente. Se una comunicazione, anche quindi parlata, efficace, la persona
potrà vedere soddisfatti i suoi bisogni e le sue esigenze, ma soddisferà anche le sue aspettative e i suoi desideri. Per questo siamo venuti qui, proprio per discutere dell'importanza di dare definizione di uno strumento a sostegno di percorsi di vita all'insegna dell'inclusione e che promuovano diritti e qualità di vita. E la questione dell'accessibilità è importante che vada oltre il rispetto della normativa, che molto spesso si limita alle questioni dell'accessibilità fisica. È necessario andare oltre ciò, allargare proprio lo sguardo, e la questione dell'accessibilità è importante che si rafforzi proprio come un fatto culturale, proprio di mentalità. Proprio un breve accenno alla questione appunto dell'accessibilità, che deve avere la cornice di riferimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell'ICF. Sono due documenti molto importanti per noi, perché si hanno cambiato l'approccio alla disabilità rispetto al precedente approccio di tipo assistenzialistico, per arrivare a un modello della disabilità fondato sul riconoscimento dei diritti umani. In particolare, all'interno di questi documenti, cosa si dice? Si dice in sostanza che l'ambiente in cui la persona vive condiziona il suo benessere, ponendosi, a seconda dei casi, come una barriera o come un elemento facilitatore. Le barriere sono quei fattori nell'ambiente di una persona che limitano il funzionamento e creano disabilità. I facilitatori sono quei fattori nell'ambiente di una persona che migliorano il funzionamento e riducono la disabilità. Barriere e facilitatori possono essere sia di tipo materiale che di tipo non materiale. Qual è il nostro compito? È quello di eliminare le barriere, oltre che quelle fisiche, sensoriali, anche quelle di tipo culturale e le barriere cognitive, che sono in sostanza fatte da pregiudizi, dalla scarsa conoscenza della disabilità, da una carenza di strumenti dedicati, ma quel che ci riguarda in particolare all'interno nell'ambito di questa discussione, le informazioni difficili da capire, sia nella loro forma scritta, sia all'interno dei contesti orali. Cosa possiamo fare allora? È necessario dare quel giusto aiuto per riuscire a superare le difficoltà di comprensione attraverso la creazione di sostegni. Come vi dicevamo prima, fino ad oggi noi ci siamo occupati in particolare di sostegni nell'ambito del linguaggio scritto. Siamo però arrivati a tempi maturi per poter elaborare delle riflessioni su altre strategie di semplificazione anche all'interno dei contesti orali. Quali possono essere gli aiuti, Marco, per capire meglio le informazioni? Dire le cose piano e lentamente, parlare a voce alta, ma neanche troppo alta. Pronunciare bene tutte le parole, dare informazioni giuste, meglio poche informazioni, usare parole in italiano, spiegare bene le parole più difficili, dare spiegazioni messe in ordine, per esempio in ordine di tempo. Questi sono solamente alcuni esempi di aiuti che possiamo dare concretamente per capire meglio le informazioni. E negli interventi precedenti ne abbiamo sentiti molti altri, insomma, questi sono solamente a titolo esemplificativo. E Marco, secondo te, perché è importante il linguaggio parlato facile? Fino adesso abbiamo scritto il linguaggio facile da leggere. Mi piace leggere i testi facili da leggere perché riesco a capire meglio,
ma per me è importante capire anche il parlato. Per esempio, se i colleghi di lavoro mi parlano, vorrei capire bene. Quando vado a fare la lavatrice, con spiegazione facile e detto in modo lento e chiaro, riesco a fare da solo. Questo anche a vantaggio della sua autonomia. Niente, io darei qui, ringrazio Maurizio, ringrazio Marco, anche per la pazienza che hanno portato oggi, sono stati veramente bravi. E ringrazio voi dell'invito e grazie ancora a tutti. CELSI, Spoken Easy Language for Social Inclusion. Partners are Zavod RISA, RTV Slovenija, Dislexiverbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas Valodas Agentura, Vilnius Universitetas, Vši informacijos kaupimo ir sklaidos centras. Funded by the European Union.